Oltre 140 kg di hashish sequestrati, 17 ordinanze di custodia cautelare e 41 denunciati. Sono questi i dati dell'operazione della squadra mobile di Agrigento denominata Fish and Drug. Gli indagati sono accusati di spaccio di stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità e tentata estorsione. L'operazione è stata realizzata a Porto Empedocle, ma misure cautelari sono state eseguite anche a Favara, Palma di Montechiaro e Agrigento. Che questa attività è stata svolta sia in terra che in mare, ci ha consentito di sequestrare complessivamente quasi 150 kg di hashish e di accertare delle condotte illecite che nascevano in mare con il ripescaggio di queste tonnellate di hashish che erano state abbandonate fortuitamente tra Lampedusa e Porto Empedocle, quindi in una profondità anche particolarmente elevata, che venivano pescate e poi smerciate nel mercato siciliano dell'hashish, in particolare da Porto Empedocle si diramavano a Favara, Palma di Montechiaro, Real Monte, e poi da lì continuava il loro percorso. L'inchiesta è partita nel 2019, quando la squadra mobile di Agrigento del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato un empedoclino trovato con 5 kg di hashish. L'indagine, in collaborazione con la Guardia Costiera di Porto Empedocle, ha permesso il sequestro di oltre 140 kg di hashish e la denuncia di oltre 41 persone alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'attività inizia da un'attività di polizia giudiziaria del commissariato di Porto Empedocle che riesce ad arrestare un soggetto con oltre 4 kg di hashish. La tipologia dell'hashish, che era sicuramente particolare, ci ha indotto ad ampliare l'attività investigativa e a svolgere per diversi mesi attività di intercettazione sia telefoniche che tra presenti. In questi mesi è stato essenziale l'aiuto che è stato fornito, il supporto della Guardia Costiera, che ci ha permesso in alcune attività che abbiamo fatto prettamente a mare, anche nottetempo, di riuscire a individuare il gruppo di soggetti che ci interessava, di raccogliere particolari riscontri. Nella fattispecie, le 17 misure cautelari firmate dal GIP di Agrigento su richiesta della Procura sono state notificate durante la notte dalla polizia. Per 3 indagati è stato disposto il trasferimento in carcere, per 6 domiciliari e per tutti gli altri, invece, l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.